Siamo live per la 65esima volta. 65esima volta in 65 giorni consecutivi. Siamo diventati un po' un metronomo di quello che sta accadendo, di quello che è accaduto in questi mesi, di quello che sta accadendo, di un mondo che riparte, di un futuro che è da rimmaginare, da ricostruire e anche da reinventare, no? Insomma, dall'inizio abbiamo cercato di vedere le cose con un po' di fiducia, oggi più che mai, che mano a mano ci si aprono spazi, dobbiamo e possiamo immaginare insieme quali sono le nuove strade, le nuove possibilità, ed è il motivo anche che ci porta a fare questo genere di contenuto, è la quinta diretta che faccio con una visione trasversale. Intanto vi saluto, vi abbraccio, ciao a tutti, Andrea, anche oggi hai vinto tu, sei arrivato per primo, ma Ugo sono un po' di giorni che non lo vedo, eh. E vi chiedo anche come state in giro per l'Italia, se siete attivi, se siete vivi, se state costruendo, se state lavorando. Mano a mano che mi rispondete, se vi va, mettetemi anche da dove ci state ascoltando, da dove venite, perché oggi tocchiamo un tema che unisce tutta l'Italia, ma che ovviamente in funzione di da dove stiamo vivendo, ascoltando, magari ce lo fa vedere in una luce diversa. Così come vi chiedo se vi va. Di mandarci l'icona degli abbracci, sono 3 giorni, 4 giorni che è arrivata, quella la voglio, mi piace, eh? Mano a mano che entrate ci date un feedback tecnico. Dicevo, ho iniziato ormai 10 giorni fa nel volere fare una view di quello che sta accadendo settore per settore, perché sostanzialmente, insomma, un po' tutti noi siamo chiamati a immaginarci nuovi pezzi di strada. E a differenza di quello che accade sempre nei vari settori in cui c'è qualcun altro che lavora, c'è qualcun altro che sta facendo magari meglio di noi e che può farci da battistrada, in questo caso veramente tutti siamo all'anno zero, tutti siamo a doverci reinventare. Quindi questa idea, se volete, un po' americana della brain fertilization, mi piaceva, no? Mi piace l'idea di poter imparare per contaminazione, cercando di capire quello che fa qualcun altro, magari che è un settore totalmente diverso, ma che poi copia e incolla. Lo posso portare anche nella mia vita. Tra l'altro, insomma, rispetto alle altre puntate, quando abbiamo fatto il focus sulla view, sull'immobiliare, sul settore retail, sull'alimentare, oggi tocchiamo un settore, un segmento che magari non ci vede operativi in quest'ambito, perché magari non abbiamo hotel, non abbiamo residence, non viviamo di turismo, però che ci vede tutti interessati. Al di là del fatto che parliamo di un settore che muove il 13% del PIL italiano, quindi parliamo di un'industria vera e stracolpita, perché insomma, proprio in questi giorni, anche ieri, con le ultime informazioni che arrivano, iniziano ad arrivare i primi denari, iniziano ad arrivare i primi sostegni, perché sappiamo che è oggettivamente importante che probabilmente, al di là delle reazioni dei soggetti di cui parliamo un po' oggi, se non arriva una mano istituzionale è davvero difficile. Dall'altra parte, ognuno di noi credo che si interroghi. Andiamo in vacanza, non ci andiamo, come ci andiamo? Abbiamo visto un po' di tutto quello che accade. Quindi, quello che vorrei fare oggi con gli ospiti è dialogare su cosa sta accadendo, su come si preparano alle riaperture, come si preparano a questa stagione. Poi, insomma, la stagione è ancora di più a Valenza. E tra l'altro, ho veramente un parterre de rois oggi perché. Neanche nelle migliori delle ipotesi mi sarei immaginato di poter avere 4 ospiti di questa caratura e con un'angolatura davvero che tra di loro si integra benissimo. E quindi, mano a mano che vi presento, chiedo a voi il solito atto di fiducia, che è quello che ci permette di far arrivare questo contenuto in giro per il web, in giro per il paese, in un momento, insomma, che da una parte può essere un caffè dopo pranzo pensante, ispirante, dall'altra parte in cui c'è una grande necessità di chiarezza e anche di un po' di fiducia, di speranza. Ovviamente chi opera nel settore del turismo per definizione ce l'ha, la fiducia e la speranza, non potresti operare in quell'ambito. Dicevo parterre de rois perché abbiamo 4 visioni, 4 angolature davvero di grande livello. Partirei dal primo che mi ha dato l'ok quando abbiamo iniziato a costruire la puntata, ed è qua, lui è qua in questa puntata come direttore generale di Federalberghi,
quindi ha un ruolo istituzionale importantissimo. Però la prima cosa che gli vorrei chiedere, appena lo inserisco, è come si innamora di questo settore, come si trova oggi impegnato e con quali strutture, come si muove. Lo vorrei ringraziare, chiedere anche voi di farlo, pollici alti, il direttore generale di Federaldaria, è con noi il dottor Alessandro Lucara. Buongiorno a tutti. Buongiorno, dottor Lucara. Mi sente, mi vede bene? Tecnicamente feedback io buono? Sì, io sì, spero che anche voi mi sentiate bene. È facile innamorarsi di questo settore. È bello, io festeggerò fra pochi giorni 30 anni di lavoro in Federalberghi e qualcuno in più di esperienza del settore, perché vengo sia dalla parte di padre che da parte di madre, da due famiglie che avevano imprese del settore, e quindi diciamo che sono nato e cresciuto a pane e turismo. Pane e turismo. Forse mi vedete con gli occhi un po' pesti, perché abbiamo trascorso la nottata, conclusa la spasmodica attesa ieri del decreto rilancio, e poi le conferenze stampe, e poi le prime comunicazioni dei soci, verso mezzanotte abbiamo iniziato a lavorare per dare gli ultimi ritocchi ai famosi protocolli per la ripartenza. Abbiamo finito stamattina alle 7:30, li stiamo per mandare al comitato tecnico-scientifico. Se mi vedete sorridente, nonostante questo tour de force di 36 ore consecutive, è perché, pur in un clima che evidentemente non fa stare allegri, pur in una baraonda che da 3 mesi ci vede, come dire, faticare come muli, resta comunque la soddisfazione di lavorare per persone che lavorano per accogliere, per ospitare, quando possibile per divertire. Ed è un gran bel modo di lavorare. Se ci sono dei giovani che ci ascoltano, io dico sì, magari ci sono delle posizioni più prestigiose, ci sono dei mestieri più importanti, ma qui vale proprio la pena di provarci. Fatevi un giro nel turismo, Che che lo bello. merita. Che bello anche perché la maggior parte delle persone che ci ascoltano in realtà sono appassionati di ciò che fanno, anche perché sennò non staresti magari a fare una diretta di contenuto a quest'ora. E quando il tema è la passione, credo che sia assolutamente trasversale. Il turismo è un settore che appassiona, questo non c'è dubbio. E io ci tenevo che ci fosse anche un'altra imprenditrice che è sul campo, che è sul fronte. Tra l'altro io sono romagnolo, nasco e cresco Riccioni, quindi mi è venuto normale immaginarmi una presenza anche romagnola. La ringrazio per averci detto di sì, la ringrazio anche per essere un esempio di donna imprenditrice. Io in questa rubrica ho avuto ormai 100 ospiti in 65 puntate e il tema femminile è sempre un tema, perché per quanto si voglia avere esempi di donne che fanno, che costruiscono, purtroppo nei ruoli dirigenziali, nei ruoli decisionali, è sempre una parte risicata. Io la ringrazio per aver accettato l'invito e rivolgo anche a lei la stessa domanda e mi chiedo di accogliere con applauso pollici alti da Riccione Rita Leardini. Ciao Gianluca, ciao e buongiorno a tutti. E grazie anzi per avermi invitato. Allora, la mia è una storia di famiglia. Io erano albergatori i miei genitori e a fine anni 50 hanno costruito un albergo a Riccione sul lungomare. Da lì noi figli abbiamo continuato nel tempo questa attività e da un albergo poi sono diventati due, tre, poi altre attività in affitto, quindi ad oggi gli alberghi sono cinque, ne apriremo uno presto in Viale Ceccarini, proprio nel centro. E poi di seguito la spiaggia, perché poi se hai gli alberghi vuoi una bella spiaggia e quindi abbiamo acquistato la concessione demaniale di fronte agli hotel, abbiamo fatto una bella spiaggia con le piscine, un po' innovativa rispetto alla cartolina tradizionale della Romagna. E da lì poi il turismo, a fine anni 80 Riccione ha iniziato col turismo congressuale, quindi a fine anni 90 abbiamo aperto una società di catering che opera in tutta Italia. E quindi spaziamo un po', diciamo, tutto sul turismo, tutto contatto con i turisti e nel mondo dell'ospitalità. A tutto tondo, quindi hotel, spiaggia, appartamenti, food, quindi sfide davanti in questi giorni, Ce ne sono ne andiamo un po'. tante, davvero, Grazie per davvero. esserci, così come ringrazio la prossima ospite, anche qua una donna, l'ho visto collegarsi. Da una parte abbiamo il dottor Lucara che
rappresenta tutto il mondo degli hotel, dell'alberghiero. Dall'altra parte abbiamo il presidente della federazione delle agenzie viaggi, di tour operator. La ringrazio per averci detto di sì, la vedo qua, la inserisco, è con noi la dottoressa Ivana Jelinic. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, mi senti, mi vedi bene? Benissimo, perfetto. Allora, è arrivata mentre stavamo introducendo la domanda che ho fatto prima di andare sul tecnico e fare un po' la fotografia di quello che è accaduto anche ieri e che accadrà nelle prossime settimane, è come vi siete innamorati di questo settore? E come è nato la passione per il turismo e oggi esattamente cosa state facendo? Così anche chi ci ascolta riesce a comprendere l'angolatura con cui vivete quest'industria. Allora, per quanto mi riguarda, io vengo da questo mondo, oramai mi sembra un po' da sempre, nel senso che forse per me i viaggi rappresentano le due cose che amo di più, lo spostarsi, il viaggiare, le persone. Quindi, a 20 anni ho aperto la mia agenzia, una pazza furiosa. Sì, e quindi ho deciso di buttarmi in questa avventura nella provincia di Perugia e da lì è partito il tutto. All'epoca mi avessero detto un giorno ti ritroverai a essere presidente delle agenzie italiane, pff, sarei messa a ridere. Cioè, vabbè, va là, va là. E invece la vita si è divertita poi a farmi appassionare a quello che è il mondo della rappresentanza. Quindi ho cominciato quasi per scherzo entrando in associazione, cercando di dare il mio piccolo contributo in Umbria. E questa cosa poi ha preso piede in realtà e oggi siamo qui. Siamo qui in uno dei, forse nel momento peggiore della storia, però ci siamo. Quindi come un po' tutte le donne, alla fine facciamo i conti con la realtà e non molliamo un colpo. Perché poi alla fine noi siamo un po' così, cioè siamo sì, il cosiddetto sesso debole, però in realtà sotto sotto siamo delle macchine da guerra, che poi la verità è questa, insomma, quindi. E quindi in Bello. poche parole un po' è così, io sono questo, la mia storia è questa qua. Quindi da imprenditrice a rappresentante di un mondo che insomma nei prossimi mesi, nei prossimi anni ha un sacco di sfide. Tra l'altro, mentre magari con il dottor Lucara, con Rita Leardini parliamo di un turismo italiano, quando parliamo di tour operator parliamo magari anche di un mondo straniero. Ed è il motivo per cui mi viene la voglia di invitare il quarto ospite, perché insomma di realtà italiane che vivono di turismo ce ne sono tante, che vivono di turismo soprattutto straniero, credo che ce ne siano 3-4 che ci vengono in mente tutti, penso a Venezia, penso a Firenze, Roma. Poi se vai un pochino magari in città meno grandi, ma che hanno una grande rilevanza, io la scorsa estate ho fatto le vacanze a Taormina e quindi ho detto. Cerco il sindaco di Taormina e vediamo se ha voglia di portarsi la sua testimonianza. Lo ringrazio per essere qua e per raccontarci anche come lui decide non solo di fare il sindaco, ma di rifarlo, perché ho letto e scoperto che dopo 17 anni è tornato alla guida di una città che è una bomboniera. Grazie al dottor Mario Bolognari che è qua con noi. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, io ho tre grandi passioni nella vita. Ormai la vita per me va verso la conclusione, quindi posso dire che sono tre e saranno tre. La prima è quella di fare la mia professione, che è di fare il ricercatore antropologo, che è inevitabilmente un'attività che mi ha portato a viaggiare. Ho avuto delle esperienze fantastiche in Nord America e soprattutto in Africa più recentemente. E questo naturalmente mi riporta al tema del viaggio. L'altra passione è quella della politica, ma della politica praticata sul territorio, avere il contatto diretto con le persone, con la gente, con i problemi e tentare di risolverli. Perché ho tentato nuovamente dopo tanti anni di rifare il sindaco di Taormina? Beh, intanto perché fare il sindaco di Taormina è un onore, grandissimo, perché comunque è una città splendida con una lunga storia e fa turismo da 150 anni. Mi sembrava che avesse un po' perso di smalto, nel senso che gli aspetti culturali che l'avevano caratterizzata in tutta la seconda metà dell'Ottocento e per tutta una buona parte del Novecento si fossero un po' persi
e quindi ho pensato di dare il mio contributo. Devo dire, non mi sarei mai aspettato di vivere questa emergenza, che è veramente per me un'esperienza assolutamente nuova e inattesa. La terza passione invece è quella per il turismo, per motivi... Io sono nato in una stanza d'albergo. Mio padre e mia madre gestivano una pensione, anzi ne gestivano due. Io sono nato non in ospedale, ma in una stanza d'albergo. Sono cresciuto, come diceva Truman Capote, come bambino d'albergo. Ho visto passare il mondo, ho visto passare quel mondo di stranieri. Allora erano prevalentemente tedeschi e scandinavi, ma successivamente anche molti inglesi, francesi e nordamericani. E quindi mi piace applicarmi all'amministrazione di una città che in qualche modo ha fatto la storia del turismo siciliano, meridionale, nel suo piccolo anche un pezzettino della storia del turismo italiano. Certo, i nostri numeri non sono paragonabili a quelli, per esempio, di Venezia. Venezia fa 14 milioni di presenze l'anno, noi ne facciamo 1.100.000. L'altra località è Sorrento, che ha una prevalenza di turismo straniero. Insomma, siamo una piccola bomboniera che in qualche modo però può rappresentare un fianco ideale per comunicativo per il mercato straniero. Confermo, io l'ho scoperta quest'estate, è stata veramente una sorpresa ed è stata una vacanza molto 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 bella. Allora, io vorrei partire con due o tre temi macro, poi se andiamo un po' nel pratico, rispondiamo un po' anche alla curiosità delle persone su quest'estate, come la vivremo, se la potremo vivere, come ci organizziamo. Intanto partiamo ovviamente di attualità, perché insomma è uscito ieri, lo diceva il dottor Nucara, il decreto, si parla di 4 miliardi sul tavolo su questo settore del bonus vacanze, e con un paio di minuti a testa, è quello che è stato fatto è sufficiente o quantomeno va nella direzione giusta? Partirei con la direzione di prima, partiamo da Nucara e andiamo in ordine. Dottor Nucara, va nella direzione giusta? Io di mestiere faccio il sindacalista, quindi devo... esordire con una frase tipica, il sindacalista di solito dice non va bene, comunque non basta, no, sarebbe ingeneroso, devo dire va bene ma assolutamente non basta perché il grido di dolore e la sofferenza delle imprese e dei lavoratori anche credo sia evidente. Questo è il settore che più degli altri ha sofferto e ahimè più degli altri soffrirà. Non basta perché c'è bisogno, oltre a una cospicua iniezione di liquidità, c'è bisogno anche di rivedere in qualche modo il terreno di gioco. Io mi sono collegato con voi in zona Cesarini perché partecipavo dall'altro lato, da spettatore in quel caso, a un'audizione in Senato in cui erano presenti i grandi portali. Abbiamo visto ad esempio con sofferenza come durante questa vicenda che è stata di tragedia economica non solo per tutto il paese, come quelli che si sono definiti partner per anni hanno voltato le spalle al sistema. Quindi ci vuole più denaro da mettere nella partita, ma ci vuole anche la capacità di approfittare di questa contingenza straordinaria per ripensare il sistema, per ripensare il nostro modo di essere, per capire quando la tempesta finirà, perché tra le poche cose che sappiamo c'è questa, che la tempesta finirà, non sappiamo quando, non sappiamo come, temiamo che qualcuno non ce la farà, ma sappiamo che finirà. E allora il nostro progetto deve essere capire come noi saremo quando avremo passato la fase della tempesta e ricominceremo a lavorare, spero alla grande. Grazie. E Rita Leardini, la direzione è quella giusta per le imprese? Allora, noi ce lo spieghiamo perché veniamo davvero da 3 mesi di chiusura totale degli alberghi, e ce ne sono 397, e chiuso il Palazzo dei Congressi, chiuso l'aeroporto, chiusi i parchi tematici, chiuse le discoteche, quindi abbiamo bisogno di ripartire. La direzione ci auspichiamo sia quella giusta e... in questi momenti, diciamo, cerchiamo di non fare della polemica, noi siamo in attesa
delle linee guida, quindi noi ripartiamo aspettando le linee guida, aspettando che ci possa essere la mobilità in regione, perché è evidente che potremmo aprire anche già oggi gli alberghi, però non c'è la mobilità nella regione se non per comprovati motivi di lavoro, e quindi è inutile aprire gli hotel. Da lunedì dovrebbero aprire bar, ristoranti e pure le spiagge e i negozi, quindi i presupposti ci sono. È chiaro che è tutto molto rilento, è tutto molto fermo. Giugno è veramente molto fermo, non ci sono prenotazioni. Sì, questa è la domanda che farò poi subito dopo, no? Come ci aspettiamo un po' le prossime settimane, anche a livello di occupazione, perché lì c'è anche tutto un mondo di stagionali su cui ragionare. Dottoressa Jelinic? Ma io sono domandone. A metà dei mondi, nel senso un po' sindacalista, un po' politico in questo caso, quindi sì, qualcosa si è fatto, ma c'è tanto da fare ancora. Diciamo che questo decreto sì, prevede qualche misura, ok, ma c'è bisogno di un'iniezione reale per fare in modo che il settore intero non collassi. Cioè, la verità poi è questa. Che non toglie la fiducia, la voglia di ripartire, la voglia di rimettersi in gioco, la voglia di ricominciare, che è un'esigenza che stiamo sentendo tutti. Cioè, io penso che in questo momento ogni persona ha proprio il bisogno fisico di ricominciare a ritornare a una pseudo normalità. Io mi sto portando avanti, tra l'altro, perché ai miei colleghi questa cosa io la sto dicendo, quindi si accettano anche candidature. Considero congiunti affetti stabili tutti coloro che vivono al mare o in prossimità del mare, visto che io vengo dall'Umbria, in Umbria il mare non ce lo abbiamo, e quindi, come dire, io lancio appelli in attesa che ci riaprano i confini, almeno quelli regionali, se non quelli nazionali. Dottor Bolognari, magari il fronte delle amministrazioni rispetto a quello delle imprese è un altro, però dialogavamo anche prima a telecamere spente. Qual è la percezione di quello che si sta facendo? Allora, diciamo che le misure contenute nel decreto legge, le dovremo studiare meglio, sono quelle che si potevano elaborare. Io francamente non credo che dopo tutto queste discussioni sono state raccolte le proposte di tutte le categorie, insomma, che si potesse fare di più. Per esempio, mi riferisco alla parte dei dipendenti. Noi abbiamo tutti lavoratori stagionali. L'avere affrontato questo problema e l'allungamento della cassa integrazione che è prevista, insomma, io adesso non so se le cifre sono quelle corrette, ma immagino che siano state individuate attraverso uno studio, attraverso un'analisi della situazione di fatto, così come tutte le altre misure. Io ho qualche perplessità sul bonus vacanza, perché non so fino a che punto questo incentiverà il mercato italiano e se il mercato italiano ha bisogno di incentivi. Questo francamente mi risulta un po' complicato capirlo, ma qui ci sono degli esperti che potrebbero rispondere meglio a questa mia domanda. Più che domanda, diciamo perplessità. L'altra cosa che non ho capito è invece quella dell'imposta di soggiorno. Sono previsti 100 milioni, ma l'imposta di soggiorno per tutta l'Italia che verrà meno non è 100 milioni. Quindi se i comuni non riscuoteranno l'imposta di soggiorno, perché non la riscuoteranno, perché non la riscuoteranno, diciamo, nella quota del 100% del 2019, io penso che 100 milioni sia una cifra che non ha nessun corrispettivo, non capisco come sia stata individuata, e mi preoccupa molto, perché per un comune come il mio, che ha 10.000 residenti soltanto, quindi un bilancio abbastanza esiguo, noi abbiamo 3.400.000 euro di imposta di soggiorno introitata nel 2019. Se viene meno il 50%, io con 100 milioni per tutta l'Italia non recupererò mai questa, quindi dovrò tagliare dei servizi. Ma credo che al di là delle singole misure, l'aspetto fondamentale sarà le modalità di erogazione delle somme, i criteri per la divisione, per la della suddivisione di questi interventi, e poi
i tempi, perché un intervento che riguarda la promozione, c'è un capitolo che riguarda la promozione, adesso non ricordo qual è la cifra. Se si fa subito ha un significato, se si fa tra 3 mesi ha un significato completamente diverso. Certo. Quindi anche la tempistica io penso che sia fondamentale. E a Taormina stanno riaprendo, cioè l'aspettativa delle prossime settimane. Allora, questa mattina ho fatto un giro nel centro storico, che è quello più turistico, e sentivo soltanto martelli, operai che gridavano. Cioè, da una parte ci sono coloro i quali dicono non conviene aprire perché significa andare incontro ad un indebitamento che non mi consentirà di superare l'anno. Dall'altra però vedo che invece ci sono lavori di ristrutturazione, lavori di ristoro, insomma, di sanificazione anche, quindi insomma le persone si stanno preparando ad aprire. Prima sentivo le aperture a Riccione, noi siamo in Sicilia, abbiamo altre aperture, anche questa mi sembra una cosa che bisogna pure dirimere, non è che possiamo dividere l'Italia in regioni, perché l'Italia non è divisa in regioni, questo è un falso problema. Geograficamente, culturalmente, linguisticamente, turisticamente, l'Italia non è divisa in regioni. Non capisco perché uno dall'Emilia non debba passare in Umbria o non possa passare dalla Liguria alla Toscana. Quindi, diciamo, diamoci delle regole. Io quello che trovo complicato invece è l'applicazione dei protocolli. Se sono quelli che ho letto per il mare, io dico meglio chiudere le spiagge. Non è applicabile perché Riccione e Rimini hanno delle spiagge enormi, noi abbiamo delle calette, noi abbiamo delle piccole baie dove c'è uno spazietto che resta libero per il pubblico, come faccio a gestirlo? Certo. 10 spazietti che dovrei gestire con l'app della prenotazione, con il contingentamento, dovrei dire ad un tedesco, no, guardi, lei con la sua famiglia, adesso non ci può andare a mare, torni al turno delle 2, cioè una cosa che... È una delle domande, Io è per una primo delle... dico preferisco starmene a casa, ma perché devo andare a perdere tempo a fare le file e a non divertirmi? Perché il turismo poi è anche, ahimè, soprattutto divertimento. Certo. Non è È questo una delle il punto. 5 domande che ho segnato proprio per me come cliente. Dopo, quando arriviamo alla parte pratica, sì, come ti immagini alle spiagge. Le agenzie, i tour operator, le prossime settimane, cioè il motore è acceso, sono dell'idea che ripartono le vendite, si inizia a pensare, oppure è ancora un punto di domanda? Ma guarda, c'è ancora da noi un'enorme diatriba su chi vuol riaprire e chi non vuol riaprire. È evidente che in questa fase l'unica cosa che si potrà fare è il Mare Italia, quindi il turismo domestico. Chi si occupa di questo tipo di turismo ovviamente ha enorme voglia di ripartire e di ricominciare. Molte strutture si stanno organizzando e cominciano a essere pronte. Però tutto quello che avete detto sin qui, soprattutto quello che sottolinea il sindaco, è tragicamente vero. Cioè, finché non ci sono indicazioni chiare, chiaramente tutti noi siamo in un vuoto, cioè siamo in una condizione dove non abbiamo riferimenti precisi, cioè io non so che cosa consigliare al mio cliente. Quindi io non so dirgli, lì ci puoi andare, queste sono le regole, questo. Lì invece non puoi andare. Questa incertezza forse è la parte peggiore, perché effettivamente mette tutti in una condizione dove le persone non sanno, e quando le Certo. persone non sanno sono difficilmente Certo, gestibili sia gli imprenditori che i turisti. certo. E Rita, prima parlavamo del fatto che c'è un gran bisogno di aprire perché almeno c'è un segnale di vita, no? Cioè, magari Sì. non ho nessuno in albergo, però posso fare le foto, sono vivo, ci sono, se no è ovvio che il telefono non suona, oppure ormai non suona più comunque, non arrivano le mail, dai vari portali. Le prossime settimane, come si naviga? Ma noi la sentiamo questa esigenza perché io personalmente penso che appena si potrà aprire, appena inizi a far capire che sarà una vacanza diversa però ugualmente bella e puoi farlo, puoi comunicarlo ai tuoi clienti, lo vedono sui social, inizi a fare le foto, inizi a far capire come sarà la spiaggia, come sarà la loro vacanza, secondo me un po' tutto dovrebbe un po' ripartire. Quindi
Nell'attesa delle regole, nell'attesa di avere i protocolli, noi però siamo pronti per riaprire, perché abbiamo bisogno senza meno di rimettere in moto tutte le macchine e far vedere che a Riccione si sta bene, si può tornare e sarà comunque vacanza. Che ha la sua urgenza, perché a differenza, sì, magari se parliamo del turismo in genere, un conto, se parliamo del turismo estivo, siamo davvero agli sgoccioli. Dottor Nucara, rispondendosi a questa domanda, però anticipo la prossima e poi passiamo un po' alla parte pratica. Chiedo anche a chi ci ascolta, se volete domande precise, qui abbiamo davvero i massimi vertici che vi possono rispondere. Come si immagina che cambieranno i consumi, le abitudini? Io nei vari focus che ho fatto di settore, questa è una delle domande principali, nessuno di noi è la sfera di cristallo, però come si sposteranno questi consumi, come ci muoveremo diversamente, i bisogni dei clienti e quindi ovviamente anche il mondo imprenditoriale come si adegua? Io non sono fra quelli che dicono cambierà tutto, nulla sarà più come prima. Le abbiamo sentite queste frasi dopo l'11 settembre, le abbiamo sentite dopo la SARS, le abbiamo sentite dopo la crisi di Lehman Brothers. Fortunatamente, fra i tanti pregi che abbiamo, c'è quello di noi come persone, c'è quello di dimenticare e di abituarci. Quindi, passata la fase critica, soprattutto quando sarà finalmente individuato un vaccino, ricominceremo a esercitare la nostra voglia di muoverci, di socializzare, perché abbiamo bisogno di farlo. Sicuramente stiamo imparando delle cose nuove, io credo che le cose nuove che stiamo imparando non le dimenticheremo. Io un paio di volte al mese vado da Roma a Milano per fare una riunione di consiglio di amministrazione che mi porta via un'ora, e finora, siccome mi piace molto lavorare in treno, finora ero quasi contento di andarci, quindi 3 ore di treno all'andata, 1 ora di riunione, 3 ore di treno al ritorno, e casomai riuscivo anche a ritornare in ufficio, mi sa che questa cosa non la farò più. Allora, non la farò più perché è diventato troppo facile, dal bambino delle elementari che fa, sia pure con qualche fatica e perdendoci un po' della didattica, scuola e lezione da casa, a tutti noi che in questo momento stiamo facendo una trasmissione che 6 mesi fa avremmo fatto in maniera diversa. Quindi un po' le nostre abitudini cambieranno, impatteranno sul mondo dei viaggi. Questo sì, l'abbiamo visto in passato. Abbiamo visto che in occasione di periodi di crisi, dove viaggiavano 2 in azienda, ha iniziato a viaggiare 1, meno 50%. Dove si fermavano 2 giorni, ha iniziato a fermarsi 1 solo, meno altro 50%. Siamo a 25, sono bastate 2 cose che ho detto, ma te dove vai? Il mercato... Adesso io mi auguro che l'impatto non sia devastante in questo modo. Siccome non voglio monopolizzare il tempo, chiudo con una battuta. Il mio vecchio collega, che ormai da qualche anno non lavora più con me, era il nostro capo ufficio stampa, aveva realizzato una buona simbiosi con il vignettista della nostra rivista, che ancora ogni tanto lavora con noi, si chiama Michelangelo, quindi un nome importante per un disegnatore. Allora, il nostro capo ufficio stampa e il nostro disegnatore insieme, ai primi tempi di internet, si inventarono una striscia, un po' come quelle di Disegni e Caviglia, ricordate una volta, un po' spiritosa, un po' satirica, si parlava dell'impatto di internet sul turismo, toppando clamorosamente le previsioni. In questa striscia si diceva: adesso che con internet sarà possibile vedere le cose da vicino senza doversi muovere, la gente viaggerà di meno. Mai previsione fu più sbagliata. Grazie, quello strumento ci ha consentito di vedere da lontano, ci ha fatto venire più voglia, ma soprattutto ha realizzato dei marketplace che hanno consentito di rendere disponibili, di avvicinare la domanda dell'offerta e di rendere disponibili soluzioni che prima non avremmo mai immaginato. Quindi io mi aspetto un mercato comunque in crescita, perché sta nella logica. Spero che il mercato mondiale, intendo la domanda. Spero che l'Italia, che non si deve aspettare nessun regalo da nessuno, però sappia, in un connubio virtuoso fra imprenditori che ce la mettono tutta e pubblico che speriamo si dia una mossa un po' più smart, a ambire a riconquistare quelle quote di mercato che sono alla nostra portata. Noi siamo un paese piccolo, quindi non dobbiamo pensare a 1 miliardo di cinesi, non ci servono 1 miliardo di cinesi.
ti servono quei 50 milioni col portafoglio gonfio. E per avere quei 50 milioni col portafoglio gonfio bisogna offrirgli un prodotto di altissima qualità, se no vanno dall'altra parte. Certo. Casomai verranno una volta da noi a vedere il Colosseo, ma poi vanno altrove. Sì, e dicono che è peccato. Giustissimo. Rita, tra l'altro, insomma, nel turismo ne avete già vissute alcune, magari non come questa, però siete sicuramente resilienti. Io ero un bambino quando a Riccione ci fu, dal punto di vista turistico, qualcosa di assimilabile, perché le foto delle mucillagini io le ricordo ancora adesso perché mi hanno scioccato. Però, insomma, la Romagna da quell'evento è uscita alla grande e ha continuato a brillare, anzi, tanti hanno innovato in quella fase. E quest'estate come ce la immaginiamo? Cioè, veramente ci saranno i plexiglass in spiaggia? Io, se voglio andare dal mio amico di fianco con l'ombrellone, ci dobbiamo telefonare? Non lo so, cioè, voi no, come no, lo state immaginando? Certo. Allora, no, quella è stata una provocazione, un'uscita che poi ha avuto molto scalpore in Italia e sulla stampa. Assolutamente non ci saranno plexiglass in spiaggia. E Riccione e la Costa Romagnola avrà senza dubbio una cartolina nuova, una cartolina diversa, e a mio avviso acquisterà anche in piacevolezza e in bellezza. Dovremo tenere chiaramente i nostri ombrelloni più distanti, quindi si parla di 3,5 metri da palo a palo, mentre prima magari alcuni stabilimenti potevano avere 2 metri da palo a palo, quindi erano più vicini. E quindi come minimo si parla di questa misura, e la nostra spiaggia ad esempio già aveva misure, aveva distanze già maggiori a questo parametro, quindi già avevamo uno scenario più piacevole. Però secondo me sarà ridisegnata tutta la cartolina della nostra spiaggia, e chiaro che il distanziamento sociale ci obbligherà a qualche comportamento diverso, quindi non poter giocare a beach tennis o beach volley in gruppetti, ma uno ad uno, come del resto in tutto il campo, in tutto l'ambito sportivo. E un distanziamento dei lettini di 1 metro non è un problema, cioè parliamo di cose a nostro avviso affrontabili. E, per quanto riguarda invece gli alberghi, chiaro, un po' più di distanziamento sui tavoli, però ogni albergo da noi in Romagna può avere una terrazza, un balcone, un giardino, e se c'è la necessità, allargando i tavoli, andrà a occupare questi spazi supplementari per tenere gli ospiti un po' più comodi. Però le linee guida che aspettiamo sono state, appunto, come ha detto il dottor Nucara ieri sera, confermate, le aspettiamo quindi nel giro di poche ore, e dettate un po', fate un po' sull'indicazione di Federalberghi, ci fanno sperare e ci fanno rimanere ottimisti che non sarà un ospedale dentro l'albergo, ma nel rispetto delle norme e della salute siamo sicuri di poter far stare bene i nostri ospiti. Poi noi diciamo sempre ai nostri collaboratori, sorrideremo con gli occhi, perché questa mascherina probabilmente, insomma, nasconderà parte del volto e saranno gli occhi a sorridere, quindi insomma dobbiamo essere ottimisti e fiduciosi. Ma allora sì, anche perché insomma pensare alla vacanza anche solo con la mascherina è un po' particolare. Tra l'altro colgo l'occasione. Non si deve tenere in spiaggia però, cioè all'aria aperta in spiaggia non si tiene la mascherina, la devono tenere i nostri operatori al ricevimento oppure i camerieri, e quindi insomma gli ospiti veramente girano senza, e anche i clienti negli alberghi girano senza, e in spiaggia si gira senza. Tra l'altro lo chiedo a chi ci sta ascoltando, facciamo un piccolo censimento, cioè quest'estate, perché ho visto già un po' di risposte, pensate di andare in vacanza, con quello che si è diffuso la farete a casa, come vi state orientando? E qui giro la domanda alla dottoressa Jelenic, perché questa è una domanda che mi piace, costerà di più viaggiare? Con l'aspetto anche dei limiti dei passeggeri sui voli, con tutto quello che stiamo dicendo, questo ovviamente diventerà più gravoso per gli imprenditori. E forse non vale neanche la pena parlare dell'estero in questa fase, no? Non so come ve lo immaginate voi come tour operator. Beh, però in realtà banalmente tocca anche l'Italia, perché io per arrivare in Sicilia, piuttosto che per arrivare in Sardegna, devo comunque prendere un aereo, devo prendere un traghetto. Devo quindi comunque utilizzare un mezzo che non sia soltanto la macchina. Allora, in Europa si sta discutendo moltissimo, c'è una grande diatriba sul fatto che la capienza a bordo, per esempio, degli aeromobili non venga ridotta. Le compagnie stanno continuando a dire che anche grazie al fatto, per esempio, ieri hanno l'aria filtrata al 99%, no? Quindi c'è un livello di
controllo altissimo, forse superiore di quello ospedaliero, in termini di pulizia dell'aria e quindi di sicurezza a bordo per i passeggeri. Però è evidente che se le norme imporranno il distanziamento e quindi il fatto che su, avete tutti presente l'aereo, no? Mediamente sono tre file di seggiolini, senza parlare dei Boeing, quelli grandissimi, tre file di seggiolini da una parte, corridoio centrale e altri tre dall'altra parte. Se anche banalmente solo uno di questi, quello in mezzo, dovesse rimanere vuoto, voi capite benissimo che significa per oltre un terzo della capienza dell'aeromobile rimanere senza persone dentro. Questo è inevitabile che potrebbe impattare sui costi. Cioè, Certo. mentre magari gli alberghi possono in qualche modo gestirla, no? E quindi avere degli strumenti per tenere i conti, la parte del trasporto è pericolosa, nel senso che i prezzi potrebbero aumentare. Sì. E faccio la stessa domanda a lei e poi la giro al sindaco. E quello che è successo in Italia, anche se adesso finalmente siamo usciti, siamo quinti, sesti al mondo per contagio, però insomma, per mesi siamo stati nell'occhio del ciclone di tutto e i media hanno rimbombato questa cosa. In termini di marketing, in termini di comunicazione, di visibilità del nostro paese, la paghiamo sta cosa? La E paghiamo. certo. Punto. Dottor Bolognari, Taormina vive di turismo straniero, ne parlavamo ieri, l'85% sono stranieri. Devo dire che in tanti qua stanno dicendo io ci vado in vacanza, però ci vado in posti italiani non affollati e può essere una view interessante. E voi come ve la immaginate con quest'estate senza stranieri? Allora, io penso che sì, anch'io condivido l'opinione che non è detto che tutto cambierà. È quello che diciamo in questo momento, poi magari ritorneremo alle vecchie abitudini. Io penso però che se noi vogliamo irregimentare tutto, regolamentare tutto, alla fine finiremo per fare solo pasticci. Io penso che dobbiamo puntare molto invece sulla modifica degli atteggiamenti personali. Ciascuno di noi inevitabilmente ha vissuto questa esperienza e si muoverà in vari modi. Per esempio, ci abitueremo a fare le file e non a saltarle o a spingere quello che ci sta di fronte. Impareremo ad aspettare il turno per entrare in un negozio. Insomma, dovremo fare con un po' più di pazienza quello che sarebbe giusto, evitare il congestionamento degli spazi e dei tempi, perché anche quest'idea di comprimere in poco tempo le vacanze è qualcosa che per l'Italia veramente contrasta con la nostra, con il nostro clima, con la nostra vocazione, con i nostri luoghi. E quindi io, per esempio, in questo momento mi trovo a combattere con i nostri imprenditori, cercando di far capire loro che quando apriremo e coloro i quali apriranno, io spero il maggior numero possibile, devono aprire progressivamente, immaginando che non ci sarà una chiusura invernale il prossimo anno. E non ce lo potremo permettere. Mentre potremmo permetterci ciò che avveniva quando io ero bambino nel famoso albergo dove sono nato. Dal 1 al 31 agosto quell'albergo chiudeva negli anni 50 e 60 e andavamo al mare noi locali a divertirci. La trasformazione di Taormina in località balneare estiva è avvenuta negli anni, seconda metà degli anni 60, primi anni 70. Probabilmente dobbiamo un po' rifare i conti. Capire che probabilmente un concerto con 4.500 persone assiepate in un unico teatro non è possibile farlo, faremo altre cose. L'offerta culturale ha tante alternative, così come l'arte ha tante alternative, così come la possibilità di visitare un'area archeologica ha tante alternative. Le dobbiamo sfruttare, le dobbiamo immaginare. Quindi io, diciamo, sono abbastanza fiducioso. Ma dobbiamo avere un approccio noi innanzitutto innovativo, non tanto le persone che verranno in vacanza. Perché
Io poi sono d'accordo con Rita, quando le persone cominceranno a vedere che Riccione funziona, Taormina funziona, Sorrento apre, beh, insomma, le persone poi cominceranno a muoversi anche loro, perché è così, si torna alla vita, si deve tornare alla vita. Grazie. Allora, Sui qua. costi aerei io naturalmente non mi pronuncio. Difatti, quando prima ho sollevato qualche problema sul buono, come lo chiamano, bonus vacanza, lo ha introdotto anche il governo regionale della Sicilia, io mi sono permesso di osservare che forse questi soldi potevano essere impiegati per abbattere i costi dei voli. Allora, facciamo un flash velocissimo. Si farà il Taobook? No, Taubuco era programmato per metà giugno. E naturalmente gli organizzatori hanno rinviato perché da qui alla metà di giugno non era possibile tecnicamente attrezzare il teatro, perché il teatro è per le visite archeologiche, per gli spettacoli serali invece ha bisogno di un investimento intanto finanziariamente consistente, ma soprattutto di un'agibilità che in questo momento nessuna commissione di vigilanza potrà mai dare, senza sapere quali sono le linee guida per entrare in un teatro di 4.500 posti. Quindi Taubuco è Certo. rinviato, così come il Taormina Film Festival, che era Tutto. previsto per la fine di giugno e i primi di luglio. E se potessimo spostarli in autunno-inverno, in una condizione diversa, con location diverse, beh, questo sarebbe veramente molto, molto utile. Dottoressa Jelenic, prendo spunto da questa domanda per parlare un po' di come sta cambiando l'offerta, di come stanno cambiando il modo di porsi le agenzie. Noi abbiamo veramente un'offerta enorme, no? C'è città ad arte, abbiamo il mare, abbiamo la montagna, abbiamo i laghi, abbiamo tutta la parte più rurale, più agreste. Come si sta modificando l'offerta e come vi aspettate che si modifichi? Ma sicuramente l'offerta si modifica almeno per questa prima fase irrimediabilmente perché c'è tutto un segmento di prodotto turistico che non è più vendibile in questo momento. Sicuramente quello che sarà l'elemento centrale di quest'anno sarà la personalizzazione dell'esperienza, perché sicuramente i clienti vorranno e sceglieranno con attenzione non solo la località, ma anche la struttura e quindi vorranno avere un servizio, secondo me, molto più costruito su misura. Quindi non stiamo parlando di turismo di massa, ma stiamo parlando di un cliente molto più consapevole che ha bisogno di essere ulteriormente rassicurato e in qualche modo anche guidato, perché poi le esigenze sono le più disparate e noi effettivamente abbiamo una nazione che si presta veramente a 360 gradi, no? Dalle località più piccole, meno anche conosciute dal grande turismo di massa, fino alle località che ci sono care da sempre, per me che vengo dal centro Italia, chiaramente per esempio la Riviera Romagnola è un po' il primo sbocco sul mare, però anche lì probabilmente i nostri clienti avranno bisogno di capire dove, come, le modalità, e quindi sarà interessante per certi aspetti anche capire quello che saranno poi effettivamente le richieste che ci verranno poste sul tavolo, quindi dovremo imparare a costruire un prodotto vecchio da un lato, però con occhi nuovi. E giro questa domanda anche a Rita, perché in realtà è anche un tema di target, no? Cioè, voi lavorate in Romagna, e la Romagna è conosciuta anche per accogliere qualsiasi fascia di clientela. Voi però fate una cosa di qualità. E la difficoltà sarà trasversale, oppure chi riesce a lavorare nel medio-alto, lavorando con un servizio, con un'esperienza di un certo tipo, ci sono più armi? C'è già qualche idea per differenziarsi? Io so, insomma, da romagnolo so che bene o male siamo fucine da questo punto di Sì, vista. sì, sì. Ma guarda, allora noi, come tu sai, Gianluca, abbiamo anche oltre all'offerta alberghiera, abbiamo tutta l'offerta degli appartamenti, no? Degli appartamenti con servizi, quindi con la spiaggia inclusa, con cambio biancheria, le pulizie, come se fosse un hotel, diciamo. E,
Quest'anno c'è molta richiesta sugli appartamenti, chiaramente, e perché la libertà di avere comunque un balcone, un giardino, la libertà anche di poter invitare è sicuramente molto più apprezzata. In più, nella privacy, anche nel non dover magari condividere spazi, quali ristoranti, eccetera, la richiesta dell'appartamento quest'anno è veramente maggiore rispetto al solito. Noi abbiamo sempre fatto dei servizi quali come il delivery in appartamento, quindi diciamo dai ristoranti dell'albergo portiamo il pranzo, la cena direttamente nell'appartamento, e quindi questi tipi di servizi saranno sicuramente incentivati. E anche per quanto riguarda la spiaggia, c'è in corso, insomma, è argomento di questi giorni, la possibilità di mangiare sotto l'ombrellone, chi deve portare il pasto sotto l'ombrellone, il ristorante della spiaggia piuttosto che un ristorante da fuori, quindi abbiamo tanti temi caldi. Diciamo che noi cerchiamo di fare comunque qualità, l'abbiamo sempre fatta e a nostro avviso è ciò che ci fa vincere. Abbiamo un turismo comunque molto esigente, perché è un turismo che gira, viene a Riccione, come va a Forte dei Marmi, come va a Saint-Tropez, come va in Sicilia, a Capri, quindi siamo sempre molto messi alla prova e molto messi a confronto con altre località. Noi ce la mettiamo tutta, e anche quando comprammo una decina d'anni fa la spiaggia fu proprio anche per dare un servizio diverso ai nostri clienti, quindi la spiaggia per noi è il prolungamento dei nostri alberghi, è il salotto dei nostri alberghi, quindi le piscine, le vasche idromassaggio, tutto ciò che fa sì che il lido sia veramente piacevole, e quest'anno poi lo sarà ancora di più. Spazi maggiori, avremo anche meno ospiti obiettivamente, quindi sarà una bella vacanza. Qua c'è una domanda che forse coglie nel segno di tanti, no? Con i bambini sulla spiaggia, come sarà? Ah, sarà come sempre. Diciamo che abbiamo noi qui a Riccione abbiamo molte spiagge, hanno un mini club e delle zone dedicate a. In questo momento ci pare di capire che poter condividere questo spazio ancora insieme, ancora tutti insieme, sarà un po' difficile. Quindi anche qui ci sarà una proporzione un po' diversa, perché tanti bimbi assieme non ci potranno stare, però cercheremo di prendere le misure con queste nuove indicazioni, quindi meno assembramenti anche di bimbi nei giochi, sicuramente. Bimbi è una bella sfida. Dottor Nucara, sì. Lei prima ha toccato un paio di cose che mi sono anche vicine, perché io da imprenditore l'anno scorso ho fatto 53.000 presenze nei miei meeting, nei miei congressi, cioè che organizziamo anche noi, perché insomma io faccio aule costantemente. Adesso abbiamo parlato di turismo, soprattutto stagionale, però insomma, penso che sia Riccione che Taormina sia interessato al tema, come tutti noi siamo interessati al tema dei congressi. Si riparte, le fiere mi sa che ce le siamo scordate un po', però i meeting, i congressi, quel mondo lì, io ho più di 2.000 persone che aspettano una mail da me e io aspettavo di parlare con voi. Allora, è chiaro che la ferita brucia, venita di via, salone del mobile via, quest'anno, e ogni via di questi sono saltati dei soldini. Io guardo con simpatia, sia perché faccio parte della famiglia, tutti quanti facciamo parte della famiglia, sia perché aspettiamo con ansia di ripartire. Dicevo, guardo con simpatia la resistenza degli amici di SIA TTG, che giusto 2 giorni fa mi dicevano: noi ci siamo, noi il 14 ottobre saremo lì, e ci sarà anche Federalberghi, ovviamente. È chiaro che immaginare di organizzare grandi spazi, grandi eventi in cui si muovono tante persone richiederà delle cautele particolari. Non dobbiamo però, secondo me, dimenticare che alla fine qualcuno ci ha spiegato che ci sono, al di là di tutti i venditori di plexiglass che ci sono in giro, ci sono 3 regole auree: lavarsi frequentemente le mani, mantenere la distanza, scusate, e indossare la mascherina quando serve, non sempre. Allora, anche il nostro tentativo ritengo riuscito, sicuramente riuscito in Emilia Romagna, perché abbiamo avuto come sempre l'assessore Corsini al nostro fianco, con il quale abbiamo interloquito positivamente. Il nostro impegno è stato di dare sicurezza ai collaboratori e agli ospiti, di rassicurare, quindi non solo
garantire aziende sicure, ma trasmettere un messaggio di sicurezza, farlo senza ospedalizzare gli alberghi, perché avremmo potuto trasformare tutto in tante belle sale operatorie, ma nessuno vuole andare in vacanza in sala operatoria, e ultimo, ma non meno importante, fare tutto questo senza far sballare l'organizzazione aziendale e i conti che sono dietro l'organizzazione aziendale. Riteniamo di esserci riusciti. Ci sarà qualche mascherina in più, ci sarà qualche dispensa di gel igienizzante in più, però non stravolgerà il nostro modo di vivere. Riprenderemo piano piano a muoverci, riprenderemo piano piano a frequentare e a vivere i grandi eventi, come dicevi tu, probabilmente prima di fare concerti, prima di fare... Io lo dico, è un esempio banale, che non presuppone neanche numeri enormi, ma io immagino che chiunque di noi, prima di tornare al cinema e a sedersi al buio per un'ora e mezzo accanto a uno sconosciuto, che potrebbe forse essere un asintomatico, ci pensiamo un po'. E infatti il mondo dello spettacolo, assieme al mondo del turismo e quello dei trasporti, per ragioni oggettive, anche quando le porte saranno aperte, anche quando torneremo tutti per strada a festeggiare, magari senza abbracciarci, ma a festeggiare, le nostre attività, le attività dello spettacolo, le attività dei trasporti saranno inevitabilmente all'inizio, avranno bisogno di tempo per carburare. Quindi se parliamo di meeting, di appuntamenti di formazione aziendale, qui parlo proprio da interessato, sotto le 100 persone, già oggi prevede delle regole per fare delle riunioni. Riunioni sotto le 50, 100 persone? Il nostro protocollo non dà un numero, perché se la regola è che bisogna stare a distanza sufficiente, dipende da quanto è grande la sala. Certo. Okay? Nell'interlocuzione con l'INAI, col Comitato Tecnico Scientifico, con la Protezione Civile che sta avvenendo in queste ore, c'è stata detta una cosa che ci ha fatto un po' sorridere. E la cosa che ci ha fatto un po' sorridere è che negli alberghi non si devono fare eventi con più di 1000 persone. Abbiamo detto, beh... una cosa invece che ci ha fatto un po' preoccupare, perché è stato dato un limite, come dire, un po' aprioristico a 200, e noi su questo stiamo ragionando con la Protezione Civile, perché non vogliamo commettere stupidaggini, basta poco per far ripartire un focolaio e far danni a tutti noi, quindi non vogliamo forzare la mano, le cose vanno fatte un passo alla volta per bene. Ma la nostra risposta al comitato è stata, sarà, perché come vi dicevo il pezzo di carta formale sta per partire in questi minuti, la nostra risposta al comitato nazionale, in Emilia Romagna ha già fatto tutto, la nostra risposta è stata, perché 200? Dateci la possibilità, dove ci sono delle vie d'accesso sufficientemente grandi, dove ci sono delle sale sufficientemente grandi, col distanziamento, imparando, il gelato non ce lo passeremo più. Certo. Certo. Il tavolo dei relatori ci sarà a distanza, la prima fila fra podio e prima fila di spettatori sarà più lontana, e quindi meno spazio in sala, meno redditività, tutte cose che pesano, i ristoranti ce lo stanno insegnando in questi giorni, gli stabilimenti balneari soffrono, non dappertutto ci sono amministrazioni che hanno risposto con intelligenza dicendo bastano 3,5 metri, 5 metri forse sono eccessivi, quindi dobbiamo tutti quanti riprendere le distanze. Ecco, utilizziamo un termine, e trovare la distanza giusta, perché la distanza sbagliata potrebbe essere una distanza che sì, ci salva dal contagio, ma ci fa morire di fame poi. Certo. Che è la sfida di questo momento. L'ultima cosa che vi chiedo a testa, riparto da lei Nucara, così la libero, e siamo fra un anno, voglio fare un esercizio di immaginazione, siamo alle porte dell'estate 2021, qualcuno di noi magari ha deciso di tenere chiuso, ma la maggior parte delle persone, degli imprenditori o noi stessi abbiamo deciso di continuare anche quest'estate, anche se magari imprenditorialmente non è stata la scelta migliore, perché probabilmente per tanti questa è una stagione di semina. Siamo a maggio-giugno 2021, come vede le cose? Se ci guardiamo indietro... Bene. Se ci guardiamo indietro vedremo una strada lastricata di lacrime e sangue, qualche ferito, speriamo nessun morto, economicamente intendo. I morti purtroppo in questo periodo ne abbiamo avuti fin troppo.
Guardando avanti vedo positivo già da prima del maggio 2021. Se la cosa riparte del piede giusto, noi abbiamo dovuto, come tanti altri, rinunciare al nostro evento. La nostra assemblea programmata a Parma per maggio, per i primi di maggio, è stata cancellata. Io non trovo posto in questo momento a Parma ad ottobre per rifarla l'assemblea, perché come noi tanti altri stanno riproteggendo. Quindi che si riparta è sicuro. È altrettanto sicuro che quello che si è perso in questi mesi sarà molto difficile recuperarlo e sarà recuperabile solo in parte. Quindi il tema non è se si riparte, ci vorrà del tempo per assestarsi. Certo, quando Ryanair dice che tiene gli aerei a terra, la gente che l'anno scorso è arrivata sugli aerei di Ryanair avrà qualche difficoltà ad arrivare, non ci arriva a nuoto e via dicendo. Quindi sono tanti i pezzi del puzzle che si devono incastrare, ma vedrete che si incastreranno. La ringrazio, grazie per la disponibilità, grazie per il contributo. E giro la domanda al sindaco. Siamo a fra 12 mesi. Se ci guardiamo indietro, è stato anche antropologicamente un'occasione per migliorare. Abbiamo tirato fuori delle idee, siamo diventati imprenditori magari un po' più innovativi? Io spero naturalmente di sì, perché tutte le esperienze finiscono per cambiarci, quindi per ciò che è possibile, io penso a maggio del 2021, guardando indietro vedremo che c'è questo deserto che abbiamo attraversato, qualcosa avremo pure imparato. Un po' come dicevo prima, decongestionamento, destagionalizzazione, insomma tutta una serie di misure che abbiamo sempre proclamato ma che non abbiamo mai saputo effettivamente attuare. Io penso che il turismo congressuale sarà fondamentale, importante, pur con tutte le restrizioni necessarie, ma questo è un volano importante, almeno per alcune località, sicuramente per la mia città. Io penso che quello che dobbiamo fare, io adesso la vedo da sindaco, quello che dobbiamo fare è arrivare a maggio 2021 senza avere il rimorso o la colpa, peggio, di avere lasciato qualcuno indietro. Girandomi non voglio vedere che qualcuno è rimasto lì sul terreno, voglio che tutti arrivino, qualcuno arriverà malconcio, qualcuno arriverà più stanco, qualcuno arriverà con idee innovative, altri invece pensano di poter fare sempre le stesse cose, ma tutti dobbiamo arrivare, tutti insieme, perché altrimenti questo sarà un fallimento non del turismo, dell'economia, sarà un fallimento della società italiana. Mi permetto di dire anche della cultura italiana. Grazie, grazie sindaco. Presidente Jelenic? Io sono fiduciosa nel fatto che l'anno prossimo sarà un po' un anno di rinascita, perché io sono convinta che le persone, tutto sommato, non vedono l'ora di lasciarsi tutto questo alle spalle. Quindi io voglio pensare alla prossima stagione come a un anno in cui gli italiani cercheranno disperatamente di andare in vacanza e vorranno andare ovunque. Perché non credo tanto nella questione del vaccino, credo più al fatto che noi ci dovremo semplicemente abituare ad avere delle regole. Magari dei modi un po' diversi, quindi avremo forse un po' più di attenzione gli uni nei confronti degli altri, quindi perderemo forse un po' di quella tipica socialità anche un po' italiana, no? Quindi calorosa, diretta, confronti delle persone. Però sono assolutamente convinta che insomma l'anno prossimo sarà un anno di ripartenza. Adesso. E credo da imprenditrice che ci sia bisogno di pensarla così, no? Perché se uno pensa alla stagione 2020, forse se fa banalmente i conti dice io quest'anno tengo chiuso. Però se uno la considera da coltivatore dice ok, è un anno in cui semino, in cui sto vicino, cerco di migliorare. Che dice Rita? Ti avevo perso per un attimo, adesso ti sento. Ma guarda Gianluca, tu sei romagnolo come me e noi quindi non possiamo che essere ottimisti. Abbiamo la passione per questo lavoro e se no non lo faremmo, perché chi lavora nel turismo come me e come molti dei miei colleghi
Sappiamo che non c'è sabato, non c'è domenica, non ci sono feste. E secondo me riparte, riparte, deve ripartire anche la meeting industry, perché anche Riccione e la nostra costa è evocata questo, soprattutto nelle stagioni intermedie della primavera e dell'autunno. E quest'anno avremo la MotoGP a porte chiuse a Misano, quindi insomma ci stiamo reinventando anche su questo. E dobbiamo pensare positivo, ci abitueremo ad altre piccole regole, ma sicuramente sarà, ci rialzeremo insomma piano piano come sempre. Abbiamo accettato sempre tante sfide e supereremo anche questa. Io vi ringrazio moltissimo per il vostro tempo, per il vostro contributo, per il bel forum che è nato, e vedo che i nostri ospiti lo stanno facendo. Pollice alto, ragazzi, grazie del tempo. Il tempo è una cosa preziosissima e mi auguro davvero che la prossima volta che ci incontriamo lo facciamo in un hotel, in un albergo, organizzando un maisi o venendo a cena al Metropol a Taormina. Grazie a tutti. Esatto, tutti invitati a Taormina. Anche a Riccione, Ho trovato un altro effetto stabile. Bene, bene, ti grazie. Aspettiamo. Ciao a tutti, grazie ai nostri ospiti. E ringrazio voi che siete stati con noi tutto il tempo. Ci vediamo domani, se vi va, alle 13:30. Domani siamo con Klaus Davi. Dialoghiamo su questo momento, su come la comunicazione vada in una direzione piuttosto che l'altra. E come sempre, ragazzi, chiudiamo la puntata, poi insomma parlando di turismo, col nostro motto, col nostro slogan: valeva 7 anni fa, vale oggi più che mai. Io lo dico al mio 3, voi scrivetelo, 1, 2, 3, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo.